campo della cultura, del cinema, come i nostri amici locali ovviamente sanno, abbiamo pensato ad un progetto molto particolare, cioè quello di rendere la nostra banda e tutte le sue filiali in rete ecosostenibile, cioè consumare quello che produciamo, quindi non attingere alle risorse consumabili del paese, ma cercare di consumare quello che produciamo proprio. Come l'abbiamo fatto? In che maniera? In estrema sintesi, ovviamente. Innanzitutto, ovviamente, con tutto quello che si poteva fare all'interno, cioè escludere quindi le bottiglie d'acqua in plastica, avere le stampanti con cartucce che fossero riciclate, di utilizzare soltanto carta riciclata. È appena arrivato, sta per entrare nel teatro comunale di Crispiano, il presidente di BCC di San Marzano di San Giuseppe, il dottor Emanuele Di Palma, un festival della sostenibilità, un tema molto caro a BCC in un'ottica di sviluppo sostenibile, uno sviluppo che ha bisogno del contributo, della partecipazione di tutti, e BCC non solo è una realtà finanziaria, ma è una realtà che interagisce con il territorio. In questo senso il sostegno al Festival della Sostenibilità. Sì, bisogna proprio dire che queste giornate sembrano fatte apposta per comunicare tutto quello che anche noi facciamo a questo proposito nel corso appunto degli anni, specie in quest'ultimo periodo. Quindi parlare di sostenibilità è per noi argomento di tutti i giorni. Come si sa, abbiamo la presenza in tutti gli ambiti in cui è possibile dare una mano al nostro territorio in maniera appunto però che non impatti in un ambiente già molto molto deteriorato. Quindi è proprio questo il motivo per il quale ci vede qui presenti, cercare di dare anche ulteriormente il nostro contributo affinché il nostro territorio sia sempre più un territorio con uno sviluppo però che sia sostenibile.